Buonasera a tutti e ben ritrovati a TG Bergamo Primo Piano. Questa sera parliamo della mostra dal titolo Pianeta Donna, organizzata dall'associazione Il Cavaliere Giallo, e lo facciamo in compagnia proprio del direttore dell'associazione, del Presidente. presidente, scusi, dell'associazione, signor Vincenzo Magni. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, signor Vincenzo Magni, lei è qui stasera per parlarci di questa importante mostra permanente di 40 opere di artisti quasi tutti bergamaschi, opere donate dagli soci del gruppo del Cavaliere Giallo e dagli artisti stessi, e che si terrà in un luogo molto particolare, ovvero il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Giovanni Bianco. L'inaugurazione è avvenuta proprio ieri pomeriggio e si tratta del primo esempio proprio in Italia che vede la trasformazione proprio di un reparto di ospedale in una vera e propria galleria d'arte. Allora io partirei quindi mandando un breve appunto filmato riguardo a questa Perfetto. alle gallerie che mostra proprio le gallerie dell'ospedale con la mostra e poi ne parliamo insieme. Perfetto. Un'idea appunto su questa importante iniziativa. Allora le chiedo adesso appunto quando nasce quindi l'idea di questa importante iniziativa e da chi è partita proprio l'idea? Questa idea nasce dal dottor Crescini, medico secondo noi molto illuminato e anche molto attivo, e parte alla fine di maggio del 2012. Il dottor Crescini, che è il primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale, è il nostro socio, ci ha sensibilizzato su questo problema perché voleva rendere molto più allegro il suo reparto. Noi come Cavaliere Giallo, allora c'era il presidente Dario Guerini, insieme ad Alberto Nacci, ha sensibilizzato il nostro consiglio che ha approvato il progetto. Ed è partito subito da giugno, abbiamo mandato un bando a tutti i soci per poter aderire a questa iniziativa che noi reputavamo molto importante e molto interessante. Cioè, pertanto siamo collegati con autori e artisti, ma anche con collezionisti facenti parte della nostra società. E a questo punto abbiamo col tempo raggiunto la bella cifra di 40 opere. Perfetto, quindi la scelta l'avete chiamato anche l'iniziativa, diciamo, donatori d'arte, con il doppio significato legato quasi ai donatori di Esatto, sangue, siccome era esatto. una donazione a beneficio di un reparto ospedaliero, al posto di donatori di sangue, l'abbiamo chiamata donatori d'arte. E questo appunto potrebbe essere la prima tappa di un programma di valorizzazione anche di altri luoghi anonimi, diciamo, oltre agli ospedali, giusto, Presidente? Senz'altro, nelle nostre iniziative abbiamo in previsione, questa è stata la prima tappa, diciamo un progetto pilota che vorremmo chiaramente intensificare e riuscire a operare sul territorio. Non a caso all'interno della nostra associazione abbiamo creato un piccolo gruppo di lavoro che già si sta interessando per poter identificare ancora luoghi o posti dove poter dare un
un risvolto di un luogo che in questo momento non è luogo. Quindi ad esempio si parlava di quali luoghi, ad esempio? I luoghi potrebbero essere università. Università, che insomma, addirittura l'ospedale o che ne so, il mercato, quando al mercato durante la settimana non c'è, diventa un parcheggio. Cioè, sono tante le cose che sto andando a braccio. Certo. Certo, allora, come ho detto, il titolo della mostra è Pianeta Donna, quindi sono tutte opere legate al tema della donna e della maternità. Che tipo di... sono tutte opere pittoriche o...? No, c'è un'eterogeneità di espressioni artistiche, e pertanto ci sono dalle fotografie, opere pittoriche, e ci sono delle sculture, c'è una scultura molto bella in policarbonato, una scultura in legno, una scultura in bronzo. In più opere pittoriche, ci sono anche delle opere grafiche intese come litografie, pertanto occupa quasi tutta la manifestazione, le espressioni artistiche, no? Certo. Pertanto è interessante anche per quello. E come è stato interpretato il tema della donna dagli artisti, della maternità? È stato interpretato in un modo, secondo noi, molto leggero, anche perché noi avevamo una commissione che ha analizzato tutte le opere per poterle poi, oltre a valutarle, anche a metterle una accanto all'altra che avessero un senso. E sono state interpretate in un modo estremamente leggero, anzi, da un nostro punto di vista, riusciva in termini veramente precisi a interpretare l'idea di Crescini, che doveva essere un qualcosa di lieto, cioè questo reparto doveva allietare piuttosto che rendere triste, occupo la degenza da parte delle donne che aspettavano la maternità. Certo, quindi a rendere più allegro il reparto contribuiscono anche gli allestimenti, giusto, della mostra. L'allestimento della mostra è stato studiato espressamente da noi attraverso una design nel campo che è Renata Amigoni, e ci tengo a dirlo perché è stata bravissima, è stato interpretato insieme a Ferdi Baleri, che ha studiato la parte dell'illuminazione, no? È stato studiato in questo modo, avendo un corridoio lunghissimo, 36 metri, molto stretto, dovevamo trovare un sistema per renderlo molto molto più largo, e a questo punto questa banda larga gialla su fondo di grigio metallizzato ci ha permesso di dare veramente molto molto agio alle opere che sono esposte. Non a caso si possono vedere dalle fotografie che l'esposizione veramente è diventata molto molto interessante. Benissimo, e quindi in chiusura, proprio gli ultimi secondi, volevo chiedere per lei qual è quindi il valore terapeutico dell'arte, soprattutto in un luogo come il reparto. Ma secondo me sia le degenti che alcune hanno magari bambini o fratellini, il relazionarsi con l'arte, con queste opere, rende molto più, non dico piacevole, ma meno impegnativo il fatto di rimanere degenti per i problemi di salute, e da questo punto di vista riescono, non a caso i bambini sono i primi ad essere attirati, e coinvolgendo comunque anche chiaramente le mamme, no? Certo, sono d'accordo. Io la ringrazio, signor Vincenzo Magni, per essere stato qui con noi e averci avvicinato a questo importante progetto. Io ringrazio anche tutti i gentili telespettatori di Video Bergamo per l'attenzione, e auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata.